Il parcheggio San Decenzio si arricchisce di 104 posti auto, di cui 5 per persone con disabilità e di 9 stalli per motocicli. Il valore dell'intervento, avviato nel mese di febbraio dall'amministrazione e sostenuto, come previsto dalla permuta, dall'azienda FME, che nel frattempo ha traslocato in via Pertini, è di 700.000 euro. I lavori comprendono la creazione di massicciate, rete fognaria, asfalti, illuminazione e segnaletica. Terzo grande parcheggio gratuito che apriamo e inauguriamo negli ultimi 7 mesi. A marzo avevamo inaugurato un parcheggio importante accanto a Porta Cappuccina, accanto alla stazione del treno, un parcheggio utile a tutti i pendolari. A giugno abbiamo aperto un parcheggio di Villa Marina che ha funzionato molto bene anche per rafforzare quel concetto di mobilità sostenibile, quindi di pedonalizzazione del lungomare, quindi un parcheggio molto importante. E oggi arriviamo alla conclusione in realtà di un'anteprima, di un intervento complessivo che è partito diversi anni fa. Un intervento quindi, come dicevo, che è partito addirittura dal 2007 e vede oggi questa inaugurazione di una parte del parcheggio complessivo, che vedrà invece la luce finale nei primi mesi del 2023. Allez, via. È un intervento atteso da tempo dal quartiere di Pantano e dagli ambulanti, ha poi dichiarato il sindaco Matteo Ricci, un ulteriore spazio che rafforza la strategia di mobilità che il comune di Pesaro porta avanti da anni, e questa nuova area, ha aggiunto il primo cittadino, è una risposta alle esigenze di chi deve recarsi in centro storico. Inoltre garantirà una fruizione più comoda e funzionale sia del cimitero centrale sia del mercato cittadino. Questo è con il San Decenzio, quello del Cavalca Ferrovia. E due in verità lì sono i parcheggi, quello che metteremo a posto, che è già utilizzato, ma che metteremo a posto dietro la caserma militare in via dell'Acquedotto, e quello che abbiamo realizzato in fondo a Viale Trieste. Sono tutti i parcheggi scambiatori gratuiti per la sosta lunga a pochi metri dal mare e dal centro. E quindi siamo molto contenti per questo. Dall'altro è stata un'operazione complicata, perché qui è stata spostata un'attività con inerti, materiale edile che non era adeguata a stare in questo luogo per la polvere che creava piuttosto che altro, in una trattativa importante con Prioli e con la realizzazione di una nuova attività che oggi è diventata Tecnowood lungo l'interquartiere. Un'attività che ha accettato di essere un punto anche del nostro percorso di street art, e quindi diciamo non solo una bella attività che lavora tanto, ma anche un'attività bella grazie all'aver accolto appunto un artista che ha dipinto le pareti, rendendola anche molto bella come biglietto da visita all'ingresso della nostra città.